Buongiorno. Allora, oggi lavoreremo in una maniera un po' particolare. Ci scaldiamo un pochino, ma nemmeno più di tanto, giusto proprio per non essere freddi freddi. Dopodiché lavoreremo alternando un minuto di un esercizio. Mi preparo subito il cronometro e lo metto qui a terra. Tutti esercizi diversi per un minuto, con poi inframmezzati da un po' di corsa leggera sul posto, giusto per non freddarci e per recuperare un po'. Chi non vuole fare questo può tranquillamente marciare, ok? Quindi un minuto di esercizio, 20 secondi di recupero attivo, e questo per un tot di minuti che poi deciderò io. Quindi non sapete all'inizio della lezione quanto questa lezione durerà, lo sapremo solamente alla fine. Comunque, quello che ci interessa adesso è procedere con questo riscaldamento proprio leggero che scaldi il nostro corpo e lo sciolga, senza andare però a intaccare tutto quello che è l'aspetto fatica, ok? A quello ci penseremo dopo. Quindi un pochino di musica, un po' di volume anche, perché sennò ci arrestiamo. Thank you.
ma lavorerà anche sulla costruzione muscolare, perché adesso noi facciamo un attimo scendere il livello aerobico, ok? Marciamo. Andiamo avanti. Quindi confido nel fatto che voi adesso stiate marciando e vi faccio vedere il primo esercizio che andiamo a fare. Il primo esercizio prevede uno squat con gambe leggermente divaricate e a lungo della schiena in avanti e uno squat più profondo lateralmente. Poi di nuovo giù al centro e dall'altro lato più profondo. Visto di profilo è a lungo. Attenzione, non questo, questo e squat, sedere dietro ma colonna bella verticale. Lavorate ognuno alla propria velocità, siate furbi, non lavorate lentissimi ovviamente, ma neanche troppo veloci. Pronti? Un minuto di questo. Quindi mi allungo in avanti e squat laterale, mi allungo in avanti. Squat laterale, ancora, mi allungo in avanti e squat, ancora, mi allungo e squat, ancora, mi allungo in avanti, squat di lato, ancora, mi allungo in avanti, squat di lato, ancora, mi allungo in avanti, scusate 300 strati, ma fa freddo, ancora, mi allungo in avanti, squat di lato, siamo a 38 secondi. Mi allungo in avanti, squat di lato, mi allungo, squat, mi allungo, squat, 10 secondi ragazzi, mi allungo, squat, mi allungo e stop, rimango su questo. Allora, adesso 20 secondi così, mentre vi spiego il secondo esercizio, che è un pochino più intenso, perché sarà 4 sforbiciate, salto chiudo, salto chiudo, 4 sforbiciate, tocco a terra, ok? Pronti? Via, un minuto. 1, 2, 3, 4, giù, giù, 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 ancora, 1, 2, 3, 4, scendo, scendo, ancora, 1, 2, 3, 4, giù, giù, ancora, 1, 2, 3, 4, scendo, scendo, ancora, 1, 2, 3, 4, giù, giù, ancora, 1, 2, 3, 4, giù, giù, ancora, 1, 2, 3, 4, giù, giù, ancora 10 secondi, 1, 2, 3, 4, giù, giù, 1, 2, 3, 4, giù, giù e stop, recupero attivo, quindi se volete marciate, prossimo esercizio, occhio bene, da una quadrupedia, con le tibie parallele al pavimento, saltiamo in squat, schiena ben allungata, non mi rimanete così, e ritorniamo in quadrupedia. Ci siamo? Avete recuperato? Io direi di sì. Pronti? Andiamo. Parto dalla quadrupedia, squat bello controllato, mani a terra e giù, ancora, su. Non ne dovete fare 2000, ricordatevi. E giù, forti le cosce. Su.
Allungo bene la colonna, poggio le mani a terra e giù. Ancora, su, op, e giù. Ancora, su, op, e giù. Su, salvo, e mani a terra, giù. Su, salvo, mani a terra, giù. Su, salvo, mani a terra, giù. Su, salvo, mani a terra, giù. Su, e stop. Ok, adesso per farvi recuperare un po', perché questi primi esercizi sono stati abbastanza impegnativi, ci mettiamo giù sul tappetino e facciamo normalissimi crunch. Però quello che voglio è isometria e scendo lentamente senza ritornare completamente a zero. Ci siamo? Pronti? Mi raccomando, sempre il recupero attivo fra un esercizio e l'altro, anche se non ve lo dico, Via, su e scendo. Via, su e scendo. Via, su e scendo. Ancora, su e scendo. Via, su, scendo. Ancora, su, scendo. Ancora, su, scendo. Ancora, su, scendo. Ancora, su, scendo. Mancano 20 secondi, ragazzi. Su, scendo piano, su, tengo. Scendo piano, 10 secondi. Su, tengo. Scendo piano. Su, e stop. Recuperativo per voi, spiegazione per me. Di nuovo, ripartiamo dalla quadrupedia di qui sopra, quindi con le tibie parallele al pavimento, non le ginocchia appoggiate ma staccate, e andiamo in plank e torniamo indietro. Ok? Semplicemente questo. Braccia isometriche, addome isometrico. Pronti? E via. Plank. Mi raccomando, non questo, Plank. E mi accuccio indietro. Anche questo, mi raccomando, fatelo lento. Non vi ammazzate. E dietro. Ancora. Stand up. E dietro. Ancora. Stand up. Dietro. Ancora. Stand up. E dietro. Ancora. Stand up plank. E vado dietro lento. Ancora. Stand up. E lentamente dietro. Ancora. Stand up. E lentamente dietro. Ancora. Stendo forte l'addome, ragazzi. E stop. Recupero attivo per voi. Spiegazione dell'esercizio per me. Andiamo in quadrupedia, questa volta con le ginocchia appoggiate a terra, divaricate all'ampiezza delle anche. Estendo il braccio sinistro e la gamba destra e torno. Su e torno. Su e torno. Ovviamente questo lo facciamo prima da un lato e poi dall'altro. Braccio e gamba opposti, lentissimi, pronti, via. Allungo e torno. Anche qui c'è tutto un lavoro di controllo isometrico, sia dell'addome che della gamba. E torno. Su e torno. Su e anche ovviamente del braccio d'appoggio. E torno. Su distendo, torno, su distendo e torno, ancora, su distendo, torno, su distendo, torno, su distendo, torno,
su dicendo torna su 10 secondi ancora, forza, resistete, resistete, torna su, torno su e stop. Recupero attivo per voi, in piedi e marciate. Ovviamente adesso andiamo a ripetere lo stesso esercizio dall'altra parte. Vi faccio recuperare, naturalmente se non volete fare la corsetta sul posto, marcia leggera, andate a rigenerare, andate a riempire bene i polmoni. Ok, preparatevi, mettetevi in posizione e ripetiamo tutto con braccio e gamba opposte. Pronti? Via. Stendo e torno. Su, stendo e torno. Su, stendo e torno. Se vedete che vacillate, che fate questo, vuol dire che non state contraendo abbastanza l'addome. Quindi richiamate bene l'addome verso l'ombelico, perché è proprio da qua che si dipana tutto l'esercizio, ok? Forza, che siamo a metà. Distendo e torno. Su, distendo. Forte anche il gluteo della gamba che sta a terra e torno. Su, distendo e torno. Su, distendo e torno. Ancora. Su, distendo. Torno, su, distendo, torno e stop. Recupero attivo per voi, spiegazione per me, altro esercizio per l'addome che facciamo distesi a terra, ginocchia flesse, mani alla nuca, andiamo ad allungare una gamba e a toccare il ginocchio che si flette con il gomito opposto, questo, bello lento, controllato ragazzi, quindi non è una bicicletta veloce, ma voglio bene l'estensione delle gambe e la flessione dell'altra gamba in maniera tale che lavoriate proprio per imparare a stabilizzare la zona lombosacrale attraverso gli addominali. Pronti? Via. Oh. Non fate crollare la gamba che allungate, tenetela. Fuori l'aria, mi sono sempre dimenticata in questa lezione di dirvi che dovete respirare correttamente, ragazzi, correttamente, ancora, fuori, 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 mancano tre esercizi, fuori, 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 ancora, fuori, fuori, fuori. Fuori, a quanto siamo? 10 secondi, dai, è volata. Fuori, fuori, fuori dai, fuori, fuori, fuori e stop. Ok, recupero attivo per voi, spiegazione per me. Attenzione a questo esercizio. Oh, zompettate voi nel frattempo. Da questa posizione porto avanti una gamba, mi allungo verso l'alto, ritorno e faccio 4 climbers, poi porto avanti, scusate, la gamba opposta, mi allungo su verso l'alto, mani a terra, 4 climbers, sulla gamba, sul braccio, mani a terra, climbers. Pronti? Spero di essere stata chiara. Via, gamba, braccio su, mani a terra, climbers. Su, mani a terra, climbers. Mi raccomando, nel climbers mantenete giù il bacino, eh? Su, mani a terra e climbers. Gamba sinistra, su, mani a terra, climbers. Gamba destra, su, mani a terra, climbers. Su, mani a terra, climbers. Su, mani a terra, climbers. Su, mi raccomando, i climbers non sono questo come vedo fare delle volte, eh? I piedi non toccano mai terra in avanti, sempre soltanto indietro. 5 secondi,
Su, l'ultima volta, mani a terra, 4 blinders, ok. Recupero attivo per voi, spiegazione dell'esercizio per me. Gambe ben divaricate, braccia estese all'esterno, forti, fletto, salgo su, quando salgo su, stringo forte l'addome. Via, giù, su, giù e contrazione. Pronti? Un minuto, via, scendo, su, 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 scendo, su. Mancano 15 secondi. Giù, su, giù, su, giù, su. 4, 3, 2 e stop. Ok, 20 secondi di recupero attivo, ultimo esercizio. Mamma mia, bene così. Allora, per chi è molto stanco, anche se non è molto efficace fare questa cosa, potete tenere le ginocchia giù, altrimenti plank e tocco la spalla alternando. Pronti? Un minuto, via. Su, 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 forte l'addome. Qua dovete proprio stabilizzare tutto, tutto con l'addome, se no tendete a oscillare da un lato e dall'altro. Coraggio, quindi addome forte, anche qua. Prendetevi il vostro tempo, coraggio, manca ancora un po', forza che è l'ultimo esercizio. Sono sicura che siete stati bravissimi, se non avete barato e se avete fatto il recupero attivo fra un esercizio e l'altro, vi sentirete al top dopo questa lezione. Mancano 40 secondi ragazzi, forza, scusate, 20 secondi, siamo ai 40, perdonatemi, io la matematica siamo un tutt'uno, forza. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, niente recupero attivo, ma recupero passivo. Andiamo a sdraiarci a terra. Veramente bravi se avete fatto tutta la lezione. Guardate, adesso rimaniamo sdraiati, inspirando ed espirando solo con il naso, cercando di distanziare tra di loro gli arti respiratori e quindi di fare in modo che il nostro battito si calmi e scenda leggermente. Quindi rimaniamo giù qualche secondo concentrati solo sulla respirazione. Portiamo le ginocchia all'aperto, solleviamo le tibie, divarichiamo le gambe e spingiamo con il palmo della mano. Voi se siete a casa potete tranquillamente levare le scarpe, quindi appoggiate i palmi delle mani sopra la pianta del piede e spingete le ginocchia verso il pavimento, verso il basso. Chiudiamo le ginocchia e solleviamo le gambe invece verso l'alto, divaricando le braccia. Rilassiamo bene le spalle.
spingiamo, spingiamo il bacino su, cerchiamo l'allungamento del retto dell'addome, di questo muscolo. Riportiamo il dorso a terra, distendiamo la gamba sinistra, raccogliamo il ginocchio destro. Inspiriamo, espiriamo, stendiamo il ginocchio destro. Flettiamo, scusate le spalle, rotoliamo sul fianco sinistro e afferriamo il collo del piede destro. Attenzione, non fate queste cose, non portate il ginocchio in avanti, non tirate le braccia indietro. È qui, il ginocchio è parallelo a quello che si trova a terra, la testa è distesa. Torniamo nuovamente sul dorso, distendiamo la gamba destra, raccogliamo il ginocchio sinistro, inspiriamo, espiriamo, stendiamo la gamba sinistra verso l'alto. Vi ricordo sempre, se volete avere le gambe che arrivano dietro la testa, dovete venire a fare yoga, altrimenti se non venite a fare yoga, accontentatevi della gamba qui, non è assolutamente importante, quello che ci interessa è che sia tesa. Quindi non fate queste cose per tirare la gamba più indietro possibile, ma se il vostro massimo è questo, rispettatelo, mi raccomando, se no vi fate male. Flettiamo, rotoliamo sul fianco destro, afferriamo il collo del piede e allunghiamo, avviciniamo il tallone al nostro gluteo. Passiamo in ginocchio e allunghiamo bene la schiena. Le braccia sono ben distese, la fronte è sul tappetino. Adesso da questa posizione semplicemente scivoliamo con il braccio destro sotto il braccio sinistro, cerchiamo di andare a appoggiare la spalla. Destro in avanti, portiamo il braccio sinistro all'interno, e ancora ci allunghiamo di nuovo in avanti. Adesso semplicemente tiriamo sul busto, ci portiamo a sedere con le gambe flesse, inspiriamo, abbracciamo le ginocchia, avviciniamo l'addome alle cosce. E distendiamo le gambe. Da questa posizione allunghiamo il braccio sinistro, nel mio caso, destro nel vostro. E cambiamo braccio. Inspiriamo, portiamo le braccia su, spingiamo verso l'alto, espiriamo, scendiamo. Addome verso le cosce
e testa giù. Piano sdraiamo la schiena. E io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi per questa lezione. Spero che vi sia piaciuta. Magari fateci sapere che tipo di lezioni vi piacerebbe vedere di più sul gruppo, quale tipo di allenamenti, concentrati più su che cosa, se volete vedere più cose coreografiche, più cose invece che siano basate sul potenziamento. Voi diteci tutto e noi cerchiamo di accontentarvi come possiamo. Intanto vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!